abbiamo detto, prenderà il nome di umanesimo, sto riporre l'uomo al centro. E abbiamo l'altra volta parlato di Donatello, il grande scultore. Avevamo in precedenza, ormai erano passati alcuni anni, parlato del grande Brunelleschi, il grande architetto, ci rimane la pittura. E oggi parliamo appunto di Masaccio. E questa è la triade fondamentale, poi ci sono altre figure. Oggi dovremo anche incontrare il meno conosciuto Masolino da Panicale, che ci aiuterà a capire parecchie cose, appunto. Beh, dicevamo, questa è la triade fondamentale, sono le tre figure chiave del rinnovamento, del cambiamento, degli inizi di un'epoca che segnerà prepotentemente, direi, non solo la storia dell'arte, ma la storia del pensiero, della cultura umana. Proprio qualche giorno fa, parlando con il professor Pellegrini di questi problemi, mi diceva sì, gli umanisti poi sistemeranno, i letterati metteranno a posto, ma le intuizioni le hanno avute queste figure, appunto, Donatello e compagni. Parlare di Masaccio vuol dire parlare di un meteora. Masaccio, poveretto, morirà giovanissimo, 27 anni. Fa tempo in qualche modo, in pochissimi anni, ad aprire la strada. E in effetti dedicheremo le due prossime puntate ai suoi epigoni, a coloro che in qualche modo ne prendono il testimone e completano la sua opera. Un'opera particolarmente delicata e significativa. Perché chi di voi era presente in passato, e chi di voi conosce un po' lo sviluppo della storia dell'arte, sa che l'arte che aveva più faticato, in qualche modo, di quelle che erano chiamate le tre arti maggiori fino all'Ottocento, a rinnovarsi, è proprio la pittura. L'architettura aveva visto già attraverso il romanico, il gotico, un tentativo di cambiamento, nuove tecnologie, nuove modalità, nuove scelte strutturali e stilistiche. La scultura pian piano aveva elaborato una sua strada di cambiamento. La pittura era stata la più tardiva, bisognava attendere, si è dovuto attendere il genio di Giotto per avere un radicale cambiamento, una svolta verso il naturalismo. Ma più ancora che nelle altre arti, questo mutamento, questo rinnovamento si è interrotto con l'avvento del tardo gotico. Noi chiamiamo così quel periodo che, rimanendo a Firenze in Italia, ci interessa quello appunto oggi, va grosso modo dalla metà del secolo, dopo la terribile epidemia del 1348, la peste nera, e si protrae appunto fino ai primi del 400, quando arriva il rinnovamento. Per capirci, a Bergamo durerà fino al 1460-70. Se vado in Francia, beh, mi vengono in mente alcune cose, fra cui il famosissimo romanzo di Victor Hugo, che credo tutti conosciamo, la storia di Quasimodo, il Gobbo di Notre Dame de Paris, di Esmeralda. Il risultato è che il sottotitolo è 1492. Laddove per noi è Leonardo da Vinci, della scoperta delle Americhe, per la Francia, è ancora pieno di Medioevo. E il medievo tardo gotico voleva dire in pittura il ritorno al fondo dorato, il ritorno a quel clima fiabesco fuori dal tempo, in cui più che la realtà si guarda la favola e l'estraneità della realtà. L'altra volta appunto abbiamo parlato della concretezza di Donatello, del suo tentativo di aprire la strada a un vero e proprio naturalismo. Quindi il tardo gotico aveva scelto di stare lontano dal mondo della realtà, di rinchiudersi, uso le parole degli umanisti, in una sorta di hortus conclusus, di torre d'avorio, hortus conclusus, il giardino isolato, recintato, protetto, dove i mali, le paure, le tensioni, i drammi del mondo non erano, e dove tutto deve risultare in qualche modo sereno e felice. Ti ricordo alcune chiacchierate fatte, nel castello di Saluzzo avevamo trovato la fontana dell'eterna giovinezza, una vita che sia sempre possibilmente spensierata, senza problematiche. I problemi chiudiamoli fuori da questa sorta di hortus conclusus, lo traduco in aramaico, di paradiso, appunto, che in qualche modo ci protegga. Bene, quindi Masaccio ha un compito molto impegnativo, riallacciarsi a Giotto, e ai suoi, appunto, alla sua epoca,
e in qualche modo superare quello che erano state le strettoie del tratto gotico, che aveva fatto proprio della luce, del colore, dei fondi d'oro, della pittura, il suo cavallo di battaglia. Quindi gli spetta un po' il compito più difficile. Giorgio Vasari, nelle sue vite dei più eccellenti pittori, scultori e architettori, scrive: le cose fatte innanzi a lui si possono chiamare dipinte, le sue vive, veraci, naturali, una svolta epocale. E ancora, tempi più recenti, siamo i primi del Novecento, il grande Bernard Berenson, masaccio, è ciò Torinato, che ripiglia il lavoro al punto dove la morte lo fermò. Quasi che Giotto sia risuscitato e abbia ripreso il suo operato. E ancora Giorgio Vasari, parlando di Masaccio, lo descrive così. Vi ricordo che Vasari, per quanto ricchissimo e fondamentale, non è sempre attendibilissimo. Leggiamolo un po' come un modo di leggere questa figura da parte della sua epoca, che è l'epoca ormai della pienezza, mi voglio dire ormai della crisi, del Rinascimento. Fu persona astrattissima e molto a caso, come quello che, avendo fisso tutto l'animo e la volontà alle cose dell'arte sola, si curava poco di sé e manco d'altrui. E perché non volle pensare giammai in maniera alcuna alle cure o cose del mondo, e non altro che al vestire se stesso, se va bene pensa a vestirsi, per il resto non si interessa delle cose del mondo, non costumando riscuotere i denari dai suoi debitori, se non quando era in bisogno estremo. Per Tommaso, che era il suo nome, fu detto da tutti Masaccio, appunto. Non già perché fosse vizioso, essendo egli la bontà naturale, era la bontà in persona. Questo nome non gli viene dato appunto per ragioni negative, ma per la sua appunto straccurataggine, così la definisce Vasari. Beh, in realtà sappiamo che all'epoca di cui stiamo parlando, Masaccio è un vezzeggiato vivo, oggi lo tradurremo Tommasuccio per capirci, e non ha molto a che fare con tutto questo, ma è interessante questo quadro che ci dice una figura, un po' come Donatello, tutta dedita alla sua arte, al suo lavoro, al suo interesse. Maso, detto Masaccio, nacque a Castel San Giovanni, oggi San Giovanni Valdarno, in Valdarno, il 21 dicembre del 1401. È il giorno di San Tommaso Apostolo, ed ecco appunto il suo nome. Il padre è certo Messer Giovanni di Mone Cassai, notaio, quindi viene da una famiglia benestante, e la madre è certa Jacopa di Martinozzo. I due vivono nella casa ancora oggi, appunto visitabile a San Giovanni, era la casa del nonno paterno, certo Simone, che era un buon artigiano, che aveva una sua anche attenzione economica, costruiva soprattutto cassoni di legno. Da qui probabilmente il nome di Cassai, che è il nome, abbiamo detto, appunto di famiglia. Il padre Giovanni, già a 20 anni, che è l'età minima per la professione, prende l'abilitazione per l'ufficio di notaio. Ma nel 1406 il padre muore improvvisamente. Masaccio ha 5 anni, muore anche lui giovanissimo, probabilmente a 27 anni, è proprio un dramma di famiglia questo. Poco tempo dopo la moglie dà alla luce un secondo figlio che viene chiamato in nome e in onore dello scomparso padre, Giovanni lui stesso. Sarà chiamato lo Scheggia, beh, vi dico subito, perché magro come un chiodo, ci direbbe appunto un toscano dell'epoca, forse più magro di me, che intraprenderà anche lui la carriera di pittore. Qualche anno più tardi, Jacopa si risposa con certo tedesco di Mastrofeo, ricco speziale, vedovo con due figli. Ma anche lui muore molto presto. Nel 1417 e il giovane Masaccio, a 16 anni, si ritrova a capofamiglia. Masaccio non seguì la tradizionale formazione in una bottega, che sarebbe dovuta, per la prassi, iniziare intorno ai 12 anni. Un apprendistato di Masaccio con Masolino da Panicale, che vedremo a circa 20 anni più di lui, come ipotizza il nostro Vasari, è un'ipotesi che ormai la critica moderna ha decisamente scartato.
vedremo appunto che c'è questo forte legame fra Masaccio e Masolino, ma è discutibile, che ripeto, perché si è avvenuta nella sua formazione giovanile. È più facile che si sia formato nella bottega del nonno, dipingendo cassoni nuziali, così probabilmente iniziò la sua carriera. Vi ricordo che oggi noi vediamo delle grandi botteghe di pittura, i capolavori, i grandi dipinti, appunto, le grandi tavole da chiesa, ma vi ricordo che una bottega che spesso aveva dei lavoranti era dedita anche all'insegna del barbiere o dell'osteria, alla realizzazione del cassone nuziale estremamente richiesto, del piatto da parto e così via, erano le tante modalità richieste a un pittore. L'arrivo a Firenze di Masaccio, che abbiamo visto viene dalla Val d'Arno, deve essere datato intorno al 1418, facciamo la svelta a fare i calcoli, circa 17 anni, quando la città è nel pieno di un periodo di grande prosperità e di rinnovamento economico, sociale, culturale. Nei primi decenni del 400 la pittura, l'abbiamo detto, era un'arte in difficoltà. La mancanza di modelli diretti dell'antichità rendeva poi impossibile una sorta di confronto diretto con l'arte classica. Vi ricordate Masaccio la volta scorsa, scusate Donatello la volta scorsa, abbiamo visto che spesso e volentieri riguarda l'antico rileggendolo o recuperandolo, addirittura l'antico etrusco ellenistico, oltre a quello appunto, virgolette, romano, se preferite, greco-romano in generale. Ma di pittura antica non resta pressoché più nulla di visibile. Oggi noi la ricostruiamo attraverso la pittura appunto su vaso e quindi attraverso l'aspetto della ceramografia. Ma all'epoca le cose erano veramente, in questo caso, difficili. E mentre l'imitazione dei modi giotteschi si proseguiva, ma in maniera sempre più meccanica e ripetitiva. Aveva fatto scuola Andrea Orcagna, che aveva tradotto Pian Piano Giotto in una sorta di cliché di meccanismo che poteva andare bene anche a un tardo gotico. La novità era costituita poi dal gotico internazionale, cioè dalla fioritura più piena del gotico. Per capire, un esempio conosciuto da tutti, il Duomo di Milano. Nel 1421 anche il fratello minore Giovanni, dopo essere stato soldato, apro una breve parentesi, dovrebbe essere messo male Masaccio, perché essendo figli di madre vedova, uno solo dei due avrebbe fatto, oggi diremo, il servizio di leva. Si scelse il più robusto, lo Scheggia. Adesso il nostro raggiunge Masaccio a Firenze e si registra come garzone nella bottega di certo Bicci di Lorenzo, una delle più attive nella Firenze dell'epoca, una bottega diciamo interessante, ma virgolette per noi secondaria. Alcuni hanno ipotizzato che anche Masaccio possa aver quindi lavorato presso Bicci di Lorenzo, che lavorerà anche ad Arezzo, fra virgolette, ma ancora una volta non abbiamo notizie sicure e i dati stilistici di confronto in qualche modo contraddicono questa ipotesi. 7 gennaio del 1422, perdonate, Masaccio ha 21 anni, gli restano 5 anni da vivere. Quindi capite come tutto si stringerà in tempi brevissimi. E si iscrive all'arte dei medici e degli speziali, registrando il proprio domicilio nella contrada di San Nicolò. Oggi ci appare un po' strano, ma era abbastanza comune che i pittori si iscrivessero all'arte degli speziali, traduco in chiave più moderna dei farmacisti. Il motivo è che, come i farmacisti, si servivano di sostanze chimiche, di pigmenti colorati, e quindi dovevano essere abituati anche a questo genere di operazioni. Questa iscrizione dimostra una sicurezza delle proprie capacità professionali, tali da poter far fronte alle non lievi tasse associative richieste dalla corporazione. E vi ricordo che molto spesso all'epoca le corporazioni a cui ti iscrivevi ti proteggevano. Il riscontro era una tassa anche piuttosto, abbiamo visto, sostenuta, ma ti davano anche una serie di imposizioni perché proteggevano in qualche modo i loro adepti, essendo loro molto spesso a scegliere il lavoro.
Oggi hai lavorato tu, domani lavorerà l'altro per par condicio. Forse qualcuno ne ricorda le vicende di Brunelleschi, che per essersi staccato dall'arte e aver per la prima volta professato l'idea di un artista assolutamente libero, professionista e indipendente, finì anche in galera, per poi essere riconosciuto avere ragione dal tribunale. E lì nasce la figura dell'architetto moderno e del libero professionista nel campo culturale. Sarà una battaglia lunga comunque. Quindi il nostro, tutto sommato, ha già una sua posizione. Altri pittori, per quel motivo, rimandarono l'iscrizione il più tardi possibile. Probabilmente fece lo stesso Masolino, che ha 20 anni più di Masaccio, e si iscriverà alla lista soltanto nel 23. Quindi, ripeto, molto molto più tardi. Scusate il lungo cammino iniziale. Primo lavoro, sicuramente attribuibile a Masaccio, è il cosiddetto Trittico di San Giovenale. È datato al 1422 ed è destinato ad una chiesa di Cascia Reggello. Siamo presso San Giovanni Valdarno, appunto nella Valle dell'Arno. L'iscrizione alla corporazione di soli pochi mesi prima testimonia che Masaccio probabilmente eseguì l'opera a Firenze, dove ormai già risiedeva, e la mandò presso il paese nativo, in Valdarno. Il dipinto mostra già un deciso superamento del gotico internazionale in una serie di elementi decisamente innovativi, spiegabili solo con un motivo: la conoscenza diretta dell'opera e molto probabilmente della persona di Brunelleschi e di Donatello. Ecco, senza questi riferimenti sarebbe un po' impensabile. Da Donatello sono ripresi i brani più realistici, mentre lo schema prospettico, per quanto ancora molto semplice, il primo tentativo molto rigoroso, può derivare solo dalla collaborazione diretta di Brunelleschi. Quel Brunelleschi che vedevo più tardi, Vasari dirà, sarà lui a realizzare uno sfondo dell'amico, ma ne riparleremo. Conoscendo la nota riservatezza del grande architetto nel divulgare le sue scoperte, può darsi che il contatto con Masaccio fosse stato forse intenzionale, forse la consapevolezza di veder realizzate le sue teorie in pittura. Non sapremo mai, non abbiamo dati su come avvenne questo importantissimo incontro fra Masaccio e i due più anziani iniziatori del Rinascimento. Il risultato, ancora non del tutto risolto, ancora piuttosto squilibrato, è però un importantissimo passo per l'opera successiva di Masaccio. E questo è il Trittico di San Giovenale, della chiesa di San Pietro a Cascia di Reggello. Tre scomparti, secondo il meccanismo tradizionale del trittico. Vi ricordo che all'epoca si dipinge ancora a tempera, su un fondo, su un supporto di legno, che è stato preparato con uno strato di colla e gesso, secondo ricette che sono ancora delle Cennini, che prescriveva 7 simbolici strati di preparazione. Essendo poi la tempera piuttosto opaca e fragile, l'ultima operazione era una verniciatura protettiva. Questo è grosso modo il modo di operare, quindi non dimentichiamo che certi elementi, vedi le velature, sono molto difficili da ottenere, mentre saranno molto più semplici con l'uso della pittura d'olio, ma dovremo attendere un bel po' per vederla. La pittura a tempera, a differenza della pittura d'olio, che consente, ripeto, trasparenze e velature, è una pittura non solo opaca e fragile, ma anche coprente, per cui è molto difficile ottenere, per esempio, gli incarnati. Ecco, lo dico perché apprezziamo meglio le sue capacità. Beh, c'è ancora il fondo d'oro, probabilmente lo vogliono i committenti, un'opera deve avere il fondo d'oro, appunto, perché questa è la tradizione. Però direi particolarmente interessante il comparto centrale, dove compare, prima abbiamo detto non ancora ben risolto, ben definito, ma compare, diciamo, un tentativo di prospettiva centrale. Quindi il tentativo di mettere in pittura le regole brunelleschiane. L'altra volta abbiamo visto, di pochi anni prima, il San Giorgio di Donatello con il basamento che presentava quel colonnato che ricordava l'ospedale degli innocenti. Anche le figure sui fianchi, queste decise e un po' corrucciate figure
appunto di santi, sono disposte secondo un andamento che non è quello rigido, frontale, meccanico, ma coinvolgendo verso il centro, girandosi, sovrapponendosi, accettano la spazialità. Decisamente anche più realistici, virgolette, i volti, non siamo ancora a chissà quali livelli, ma è chiaro che alcune immagini, come quella di Sant'Antonio Abate, non possono non ricordarci i primi tentativi donatelliani di quelle figure di profeti del campanile, dai volti appunto decisamente concreti e realistici. Ma sicuramente la parte più interessante è quella centrale. Nella tavola centrale, in lettere capitali latine, piccola cosa ma anche questa è significativa. Proprio l'altro giorno a Zano stiamo facendo studiare, non sono in grado, un documento datato al 1421, beh, è scritto in caratteri gotici decisamente illeggibili, e in terra bergamasca si andrà avanti così ancora per 40 anni. Qui recuperiamo i caratteri latini, questo recupero della classicità. In caratteri cubitali latini sta scritto anno del Signore 1423, 23 di aprile. È la più antica scritta che conosciamo in un dipinto in caratteri cubitali latini. Beh, direi che è interessante dare un'occhiata ad alcuni aspetti. Per esempio, sì, il fondo d'oro, ma come dicevo, il tentativo di creare attraverso il trono un massiccio trono che appare appunto decisamente in qualche modo pesante, di creare profondità, di creare spazialità. In questa spazialità si inserisce la Madonna col bambino, in maniera magari non ancora curata, ma anche il gradino che viene in avanti, non ancora perfetto in prospettiva, ma contribuisce a creare spazialità. Ma forse il colpo di genio più significativo sono i due angeli. I due angeli che stanno in primo piano, misurano lo spazio fra noi, posso dire il quadro prospettico, e appunto l'immagine della Madonna. E poi ci danno le spalle. Se ricordate le antiche icone che erano state per secoli modello, erano sempre rigidamente frontali. L'icona si è ribaltata, girandosi. Particolarmente efficace anche l'immagine della Madonna e del bambino. Dopo quello che ho accennato della tempera, credo che possiate valutare anche l'abilità di Masaccio nel creare l'incarnato del bambino, che era sempre molto difficile, appunto. Non voglio aprire parentesi, ma mi viene in mente che vennero fatti molti tentativi per creare l'incarnato. Uno famoso ce lo racconta proprio Vasari in una sorta di novella, che ci parla di Buffalmacco, pittore noto più per le sue burlonate che non per la sua pittura, tanto che Boccaccio ne farà uno dei suoi personaggi del Decamerone. E Vasari ci racconta che alle suore di San Gimignano disse che gli serviva una cosa per poter far bene l'incarnato, per poter in qualche modo ben diluire la tempera: un bel bottiglione di vernaccia. Dopodiché, chiusosi nel locale, dopo aver creato, racconta Vasari, un fantoccio a cui mise il suo tocco, il suo cappelluccio e il pennello in mano, così le suore, guardando dal buco della serratura, erano tutte contente di vedere il maestro in persona che lavora, con gli amici si scolò la vernaccia. Ma torniamo al nostro Masaccio e guardate il bambino. È il bambino che ha un atteggiamento estremamente concreto. È questo bambino che si infila letteralmente le dita in bocca con ogni bambino che si rispetti. Chiaro che lo fa col gesto tipico della Trinità e della doppia natura di Cristo di antica data, ma un solido bambino, un bel bambino nato appunto, che già risente di quel gusto per la volumetria, per la spazialità, per la concretezza, che è tipico di Masaccio. Masaccio che lasciamo per un momento, perché andiamo subito a conoscere Tommaso di Cristofano. Lo chiameremo anche lui col soprannome con cui è conosciuto dagli amici, Masolino. Masolino nacque a Panicale, un piccolo borgo nei pressi di San Giovanni Valdarno, probabilmente le due famiglie si conoscevano, era dunque conterraneo di Masaccio, e questo può spiegare appunto che a un certo punto intervenne un legame fra i due. In realtà i primi 40 anni di Masolino sono pressoché oscuri,
non sappiamo pressoché nulla. Un indizio significativo lo abbiamo nel gennaio del 23, quando si scrive all'arte degli speziali, forse per poter collaborare con Masaccio in modo ufficiale, perché i due creano una sorta di bottega insieme e nasce una fortissima amicizia. Beh, per presentarvi Masolino vi mostro questa Madonna proveniente dalla Pinacoteca di Monaco di Baviera, che appartiene alla stessa età, 1422. Credo che vi accorgiate che è qualcosa di completamente diverso. La robustezza, la solidità che caratterizzava la figura di Masaccio, in Masolino è ancora legata a quell'eleganza portificiosa del tardo gotico. Il fondo dorato, le figure del Padre Eterno, dei cherubini, degli angeli sulle nuvole, assolutamente fuori scala, come era previsto. Al centro la figura più importante della Madonna col bambino è la tipica Madonna dell'umiltà, un'idea di Simone Martini, questa figura di Madonna che non è in trono, ma in questo caso non è su un banale cuscino, ma su un cuscino raffinato, appunto. E tutto appare estremamente raffinato nella linea, nei colori. Ed è proprio la linea, come nel tardo gotico ancora, ad essere l'elemento dominante. Estrema raffinatezza la troviamo anche nella Madonna Carnesecchi, appunto con stole di Brema, sempre in Germania. Elegante, raffinata, un po' leziosa. Di Masolino sappiamo che lavorò anche nella chiesa degli Agostiniani di Santo Stefano ad Empoli ed è su questa lunetta con la Vergine e il bambino, un po' rigida, ma sempre caratterizzata da quella dolcezza e da quel tratto elegante che erano un po' tipici del mondo tardogotico. Sappiamo che è documentato a Empoli nel 24, senza Masaccio. Per quanto ne sappiamo, esegue un ciclo di affreschi che ci sono giunti in pochi frammenti, uno è questi. Lavorò per la collegiata di Empoli, per il museo, e oggi appunto il Cristo in Pietà è nella collegiata, nel museo della collegiata di Sant'Andrea. Probabilmente Masolino era assistito da un aiuto, certo, Francesco D'Antonio, che veniva dall'orbita di Lorenzo Monaco, pittore di trapasso ancora decisamente ancorato al tardo gotico. Mi devo dire, appena Masaccio si allontana, Masolino torna alla sua prediletta pittura e anche la Pietà della collegiata risente chiaramente di formule piuttosto arcaiche, così come la preziosa Annunciazione della Galleria Nazionale di Washington, databile a un'età più tarda. C'è una novità, credo che lo intuiate subito: ha imparato da Masolino l'uso della prospettiva. Ma torniamo a noi. Paolo Diberto Carnesecchi era un ricco mercante ed un influente uomo politico fiorentino che più volte aveva occupato la carica di console dell'arte dei Medici e Speziali e aveva quindi rapporti con numerosi pittori, tra cui lo stesso Masolino, a cui aveva commissionato proprio la Madonna Boni Carnesecchi, destinata a devozione privata. Paolo aveva una cappella in Santa Maria Maggiore a Firenze, per la quale commissionò a Masolino un trittico. E al lavoro partecipa per la predella anche Masaccio. Il trittico Carnesecchi rappresentava la Madonna col bambino fra i santi Caterina d'Alessandria e San Giuliano. Sarà smembrato nel XVII secolo e oggi è andato disperso, probabilmente alcune parti perdute. Quando si smontava uno di questi polittici, di questi trittici, perché era cambiato il gusto, venivano magari le tavole mandate in qualche chiesa sussidiaria, secondaria, e poi magari venivano, questo avvenne spesso nell'Ottocento, venduti sul mercato anche laico dell'antiquariato, spesso andando persi, o addirittura smembrati, ritagliati. Ne fecero le spese anche dipinti famosissimi. Provate a pensare alla famosissima Madonna di Brera, la Sacra Conversazione di Brera di Piero della Francesca, anch'essa ritagliata. Ci resta lo scomparto con San Giuliano, uno dei tre pannelli della predella. Per lungo tempo si è individuato questo pannello in quello di Masolino, conservato in un museo francese,
ma recenti studi degli esperti dell'opificio delle pietre dure di Firenze hanno permesso di identificare quello di Masaccio in realtà in un altro pannello conservato a Firenze. L'opera ha particolare importanza perché sembra segnare la collaborazione fra Masaccio e Masolino, di cui abbiamo accennato sopra. Masaccio era autore del Trittico di San Giovenale, un'opera esposta nei dintorni di Cascia, dove i carne secchi avevano ricchi possedimenti fin dal 300, e quindi il cerchio si chiude. Beh, di Masolino è probabilmente questo San Giuliano l'ospitaliere, sul fondo dorato ancora, finito in una chiesa fiorentina, e questo è ciò che resta della predella. Probabilmente il dipinto di Masaccio è proprio questo, con storie di San Giovanni l'ospitaliere, estremamente rovinato, oggi al Museo Horn di Firenze, faceva parte del trittico, mentre questo, che è a Montauban, in Francia, la patria di Enger, in effetti al museo lui intitolato, è probabilmente di Masolino e appartiene a qualche disperso politico. Il tema di San Giuliano l'ospitaliere era un tema molto sentito all'epoca ed è una storia anche molto drammatica che Flaubert recupererà nell'Ottocento romantico, fiorendoci sopra. Il racconto detto in due parole ci racconta questo: San Giuliano è stato a lungo a combattere in Terra Santa, siamo all'epoca delle crociate, ecco allora che San Giuliano è un ospitaliere, cavaliere ospitaliere appunto, e il cavaliere ritorna e non vede l'ora di riabbracciare l'amata moglie. Arrivato però sulle soglie della casa, gli va incontro una figura che in qualche modo gli insinua il dubbio del tradimento della moglie. Vedete che la figura viene dipinta da Masolino addirittura in un gioco ancora tipicamente gotico, con questi attributi infernali, vedete le gambe che sono in realtà artigli di falco. Beh, entrato nel buio della casa, San Giuliano trova che due figure stanno facendo l'amore a letto, estrae la spada e le uccide disperato. Poi si accorge che ha ucciso i suoi genitori, mentre la moglie gli viene incontro festante. Qui inizia il dramma di San Giuliano, appunto, e questo tragico racconto tanto caro al medioevo fiorentino. Noi andiamo avanti, perché nel 1424 abbiamo detto che Masaccio, già iscritto all'arte degli spazieri speziali, può iscriversi alla Compagnia di San Luca. San Luca è il protettore dei pittori, e quindi diciamo una specie di promozione. Sempre in quell'anno esegue, in collaborazione con Masolino, ormai la collaborazione è diventata stretta, a cui probabilmente era stata commissionata, è il maestro più anziano, la pala detta Sant'Anna Metterza. Era stata realizzata per la chiesa di Sant'Ambrogio a Firenze e oggi è agli Uffizi. Attenzione, Sant'Anna Metterza vuol dire semplicemente nel fiorentino dell'oro una Sant'Anna messa in terza, cioè messa di tre quarti, cioè messa di scorcio. O, se preferite, la tradizione, una Sant'Anna che figura da terza, per importanza, dopo la Madonna e il Bambino. Ecco, sono le due edizioni. E questo è il risultato. E credo valga la pena di soffermarci un attimo, perché vi dico subito che, secondo Vasari e secondo la critica moderna, di Masaccio sono la Madonna, il Bambino e uno dei due angeli, quello alla vostra destra, vestito di rosa. Il resto è di Masolino, e credo che salti agli occhi la notevole differenza dell'insieme. Provate a guardare lo sfondo, in particolare gli angeli che reggono una cortina sono ancora elegantissimi, ma fuori scala, assolutamente, caratterizzati ancora dagli stilemi tardogotici. Sant'Anna ha ancora una certa rigidità, mentre la figura di Maria appare decisamente più volumetrica, più solida. Beh, qualche critico d'arte nell'Ottocento paragonò Maria alla cupola di Brunelleschi, adesso senza fare paragoni, mi limito a dire che c'è comunque una pienezza, una struttura, una volumetria che è assente nell'aspetto più linearistico del nostro Masolino. Decisamente ancora più, in qualche modo, leggibile sotto questo aspetto, il solito Bambino, abbiamo visto, dal forte senso di chiaroscuro,
che ne caratterizza le membra. Anche i due angeli sono estremamente diversi, è molto elegante nei colori e nell'atteggiamento quello di Masolino, ma non ha nulla a che fare con la volumetria, la robustezza, la concretezza di Masaccio. Torno un istante indietro, volevo mostrarvi un attimo il braccio di Sant'Anna, il braccio sinistro. Inizialmente Masolino lo dipinse appoggiato alla spalla di Maria, poi un ripensamento e lo ridisegna. Chiaramente facendo un po' un errore, perché se misuriamo le dimensioni di braccio avambraccio non è particolarmente attento all'anatomia, ma il tentativo è evidentissimo. Il gesto di Anna, che è un gesto di benedizione, attira la Shekinah, l'ombra divina sulla testa del bambino, in realtà serve a misurare lo spazio, serve a dare profondità, è un elemento chiaramente prospettico. Chiaro che Masolino ci ha ripensato seguendo le lezioni, seguendo i dettami che inizia a professare il giovane appunto collaboratore. Beh, ciò non toglie che anche Masaccio risente in quest'epoca di opere sicuramente un po' più attardate, come la Madonna dell'Umiltà oggi a Washington, tra l'altro molto rovinata, o il piccolo Cristo nell'orto dei Getsemani con un San Gerolamo penitente nel museo di Altenburg, un altarolo da comodino, da casa, per la devozione privata, in effetti alto una sessantina di centimetri. Le botteghe realizzavano anche queste piccole tavole da famiglia, diciamo. Nel 1424 Masaccio e Masolino iniziano il loro assoluto capolavoro, la decorazione della Cappella Brancacci. Tanti anni dopo, appunto, Vasari la chiamerà l'iscola del mondo. Volete imparare cos'è la pittura? Andate lì e capite tutto. Ne parliamo più tardi. Noi andiamo un attimo avanti. Nel 1425 abbiamo una prima notizia di una bottega di Masaccio. Tra il 25 e il 27 Masaccio esegue l'affresco in terra verde, noto come la Sagra, sopra una porta del chiostro della Chiesa del Carmine. Vuole in qualche modo essere commemorata così la consacrazione della Chiesa avvenuta il 19 aprile del 22 alla presenza dell'arcivescovo Amerigo Corsini. È interessante che secondo Vasari Masaccio fu presente alla cerimonia insieme a Brunelleschi, Donatello e Masolino. L'affresco sarà distrutto quando il chiostro verrà rifatto, appunto siamo quasi nel 600. Secondo la testimonianza del Vasari, nella scena, andata ahimè persa, erano ritratti cittadini e gli artisti più in vista di Firenze, e vi ritrasse infinito numero di cittadini in mantello e in cappuccio che vanno dietro la processione, fra i quali fece Filippo di Ser Brunellesco in zoccoli, Donatello, Masolino da Panicale, Antonio Brancacci che gli fece fare la cappella, Niccolò da Uzzano, ne abbiamo visto il busto l'altra volta in terracotta di Donatello, appunto, che gli, Giovanni di Picci de Medici, Bartolomeo Valori. L'inserimento degli artisti tra gli uomini più in vista della città è un sintomo ormai chiarissimo della diversa visione che l'umanesimo pian piano sta maturando verso il ruolo dell'artista. Sarebbe stato inconcepibile in un'epoca precedente pensare che l'artista, che è un Brunelleschi, per quanto geniale, venisse messo sullo stesso piano dei notabili o delle grandi figure politiche della città. L'artista non è più un semplice artigiano. Inizia una battaglia lunga, faticosa, complessa, che lo porta pian piano a diventare un intellettuale, partecipe della vita cittadina. Nel 1426, poi, mentre stanno sempre lavorando la Brancacci, ma ci torniamo, la commissione importante di un politico per la chiesa di appunto Santa Maria del Carmine. Siamo a Pisa e sappiamo che un certo Ser Giuliano di Covino degli Scarsi da San Giusto, dei pressi di San Rossore, è il committente di questa
quest'opera che viene offerta ai carmelitani. Grazie a un committente che era particolarmente pignolo, l'opera è la meglio documentata di tutta la carriera del pittore, perché abbiamo ancora i suoi registri. Sebbene oggi sia smembrata in più musei, e alcuni pannelli siano andati dispersi. Politico fu iniziato nel febbraio del 26, con un impianto ancora medievale, con il politico scomparti, adesso lo vediamo, e questo probabilmente è voluto dal committente. Il pittore non può rinnovare tutto, fare di testa sua, non siamo ancora il pittore come oggi, magari che lavora per se stesso, il pittore appunto lavora su ordinazione. Vengono appunto, viene diviso in vari scomparti, più ordini, ci vuole il fondo d'oro, sarà smembrato nel 1700 e 11 parti oggi ritrovate sono conservate in diversi musei. Quella che vedete è una ricostruzione del Polittico, le parti evidenziate in giallo sono quelle che sono le due più interessanti, diciamo, la tavola centrale del registro centrale e la cimasa, cioè la parte superiore, che è il centro del registro superiore. L'altro elemento particolarmente interessante è la predella, che è la parte bassa dove stavano i racconti della vita del santo, perché nelle tavole centrali normalmente stava la figura in gloria della Madonna o dei santi, in questo caso la Madonna in trono. Prima di andare a vederlo insieme mi fermo un attimo sulla pignoleria del notaio, appunto, il quale teneva questo rigoroso appunto rendiconto dell'operazione. Sappiamo quanto venne pagato Masaccio, come veniva pagato, quando richiedeva quel tipo di colore o quell'altro e così via. Solo che Masaccio sta facendo la spola fra appunto la lontana Firenze, stanno lavorando la Cappella Brancacci, e appunto Pisa. Abbiamo una nota direi molto suggestiva che chiarisce ancora tante cose. È una nota in cui si dice che Masaccio è malato. Ahimè, è frequente. L'abbiamo già intuito fin dall'inizio, la sua salute è decisamente cagionevole, non ha certo una grande fibra, è il fratello che ha fatto il militare, abbiamo detto prima. Scrive il notaio, oggi era giorno di paga e Masaccio non si è presentato, ma è venuto da Firenze a ritirare il compenso, pattuito, quel picchiapietre del suo amico. Picchiapietre. Credo che sia abbastanza evidente che è detto in chiave spregiativa, se va bene uno scalpellino, è Donatello. Questo ci dice due cose importanti, come gran parte della società ancora, soprattutto fuori Firenze, vede ancora con l'artista come un artigiano, insomma, se va bene, sarà così ancora a lungo. Penso ad Alzano con Fantoni ancora che viene condannato dai fabbriceri perché è troppo giovane e poi taglia il legno e non la pietra. Sa fare anche nella pietra, ma ripeto, sarà una battaglia lunga e difficile. L'altro aspetto direi molto significativo è che il lungo viaggio a Pisa se lo sobbarca Donatello, una forte amicizia, un forte legame che si sta consolidando pian piano col tempo e che è in qualche modo nascosto dietro le pieghe di tutto il nostro racconto. Bene, vado subito sulla tavola centrale perché è veramente un salto di qualità. Se lo schema è ancora quello della Madonna della Valdarno, che a cui siamo partiti, quella del Regello, cioè la Madonna in trono col bambino, se alcuni elementi, il fondo d'oro o la cuspide ancora ogivale, sono probabilmente scelte del committente, c'è una solidità, c'è una volumetria, c'è un senso dello spazio ormai preciso. Il trono è in perfetta prospettiva, misura lo spazio attraverso i suoi elementi, dall'elemento frontale allo schienale, attraverso dei braccioli in cui è evidente, attraverso questi fasci di colonnine, il richiamo alla, virgolette, classicità. Perdonate, lo dico fra parentesi, oggi quando noi intendiamo classicità pensiamo, da storici dell'arte, alla classicità greca, l'epoca di Fidia, di Policleto. All'epoca di cui stiamo parlando è l'antico in generale, per cui Roma, in Grecia si sa pochissimo, Roma è la classicità, quindi la classicità filtrata attraverso i romani. Ancora più interessante è la solidità della volumetria della Madonna e del bambino. Ancora una volta
ripeto, quasi plasmate, come fosse una sorta di scultura, e particolarmente significativi i due angeli musicanti in primo piano. Non ci fanno particolarmente effetto perché ne vedremo per 200 o 300 anni un'infinità che saranno ripresi, ma questi sono i primi. È la prima volta che si tende a mettere in uno scorcio così audace e così preciso a livello prospettico, cioè a livello di studio di prospettiva con un punto di fuga unitario, un elemento complesso come questo. E quindi la presenza degli angeli che suonano i loro liuti, proprio attraverso gli strumenti, crea una sorta di canale visivo che guida l'occhio dell'osservatore verso il dipinto e crea profondità, crea spazialità. Beh, l'immagine del bambino, abbiamo appunto già sottolineato questo senso di solidità che caratterizza i bambini di Masaccio, questo senso di volumetria, bambino che avidamente, anche qui molto umano, molto concreto, stavo per dire, lo dico senza offendere, cozza, perché la sta mangiando avidamente, poi mi direte, diciamolo in maniera un po' più attenta, l'uva è simbolo eucaristico, quindi è quell'uva che il bambino assume, è immagine del richiamo alla salvezza. Ma resta questo aspetto concreto, poi vediamo un particolare del bambino che si lecca le dita, appunto, pur nel gesto trinitario. Ma adesso mi permetto di fare un passo indietro, abbiamo a lungo accennato a Giotto all'inizio, guardate la Madonna di ogni santi. Questa figura che i fiorentini avevano chiamato il Madonnone, questa figura robusta, questa figura appunto centrale, con una particolarità che era una novità assoluta. Tutte le figure che guardano verso il bambino al centro, non guardano più noi come le icone, si girano a guardare il bambino e ci invitano a seguire lo stesso sguardo. Anche qui due angeli stavano davanti al trono, quelli di Masaccio, addirittura creeranno lo spazio prospettico, ma sul fondo del Madonnone, caratterizzato da questa forte volumetria, compare, vi mostro il particolare, l'immagine di figure che stanno dietro il trono, quei profeti, che occhieggiano dietro il trono. Tornate su Masaccio, è esattamente la stessa cosa, in un linguaggio rinnovato, in un linguaggio cambiato, nello stesso modalità, quindi posso arrivare a dire, dietro il trono c'è spazio. Quindi quello che vedete non è il fondo d'oro delle icone bizantine, che tutto assorbono, tutto trasfigurano, tutto conducono a un aspetto metafisico, surreale. No, è una parete dorata, una solita parete dorata, e fra la parete e appunto il trono c'è spazio, e gli angeli lì si piangono. Audacissimo, ripeto, gioco degli angeli che suonano il liuto, è particolarmente efficace per detto anche il bambino. Ma vale la pena soffermare un attimo l'attenzione, vado un tantino più veloce, anche sulla cimasa, dove letteralmente lo spazio è misurato dai drammatici gesti, la disperazione di Maria, la contrizione di Giovanni, sono particolarmente decisi questi volti e ancora una volta ci richiamano le scelte di Donatello del rendere efficace attraverso i volti, i sentimenti e non solo attraverso la stereotipata gestualità medievale. Particolarmente efficace è il corpo crocifisso del Cristo su un albero che al di là della sua morte, segnando la resurrezione, fiorisce nella parte superiore. Un corpo che appare fortemente chiaroscurato e sottolineato da quella testa incassata nel busto. Vi ricordo che una delle probabili morti del crocifisso è l'edema polmonare, è una sorta di soffocamento dovuto al peso che grava sui polmoni. E Masaccio è bravissimo a rappresentarci questo scorcio dal sotto in su, vi ricordo che è la cimasa, la parte più alta del dipinto, e quindi a darci questo senso quasi opprimente della figura. Ma particolarmente significativa è anche Maddalena, che con il suo ampio gesto, che ancora una volta ricorda certi schemi giotteschi nell'essere rinchiusa nel manto, letteralmente segna l'asse delle profondità, completando la profondità prospettica. Sono rimaste ancora leggibili
altre tavole, queste provengono dai musei di Berlino, Gerolamo e Agostino, e due santi carmelitani. Probabilmente viene appunto viene da questo politico anche il San Paolo, che è l'unico frammento rimasto a Pisa, mentre Sant'Andrea se n'è finito a Malibu, siamo nei pressi di Los Angeles, nel museo Borghetti. Vale la pena di dare un'occhiata anche alla predella, di cui ci resta una tavola interessante nel martirio del Battista, ma soprattutto nella crocifissione di Pietro. È oggi conservato ancora in musei statali di Berlino, e noi andiamo a vedere in particolare la crocifissione di Pietro, perché in primo piano la figura di Pietro, crocifissa testa in giù, oggi noi ipotizziamo per fargli un piacere, probabilmente c'era qualche cristiano nella corte imperiale, così crocifisso si muore molto prima e si alleviano quindi le sofferenze del malcapitato. In primo piano Pietro misura letteralmente la verticale e l'orizzontale dello spazio, e poi i due soldati che sono lì a inchiodarlo sulla croce, attraverso l'inclinazione dei loro corpi, ci danno la profondità che prosegue in quella che vi voglio dire proprio uno schema che ricorda quella piramide ottica che sono le idee di Brunelleschi, vedremo più avanti codificata da Alberti. Quindi uno spazio rigorosamente prospettico, misurato sulla vostra sinistra dalle lesene, che questi pilastri attorsati al muro, che in qualche modo ci conducono in lontananza, passo per passo, misurando lo spazio. E ne riparleremo parlando di Alberti e dedicando prossimamente un contro un po' questi problemi, ma il vero problema grosso della prospettiva è quello di non misurare uno spazio casuale, ma cercare di misurare lo spazio concretamente, realmente, partendo da un presupposto che può apparirci banale, ma c'è un legame matematico inversamente proporzionale fra le dimensioni percepite di una figura e la sua distanza. Cioè, detto in altro modo, se io mi allontano, io rimpicciolisco, e tutto questo non avviene casualmente, ma secondo delle precise regole, appunto. Torneremo tutto questo, avremo magari occasione di vedere le critiche alla prospettiva, per esempio, di un Leonardo e così via. Ma ripeto, tornando a noi, siamo i primi tentativi, gli scudi, le lesene, di misurare letteralmente lo spazio. Vi faccio notare un altro piccolo elemento, però significativo, il tentativo sempre con poco di creare equilibrio da parte del masaccio. Guardate i due carnefici che inchiodano il povero Pietro alla croce. Uno ha la veste rossa e le brache blu, e l'altro è in contrattempo rispetto a lui. Particolare della decollazione del Battista. Un particolare, si vede che era un tema, abbiamo detto, molto sentito, delle storie di San Giuliano ospitaliere, l'abbiamo già raccontate, e delle storie di San Nicola, il momento in cui Nicola getta le tre palle d'oro nella sala delle tre fanciulle, il cui padre vorrebbe prostituire e che saranno salvate dalle palle d'oro. Anche qui, se il racconto è ancora, diciamo, medievaleggiante, c'è un tentativo semplice ma rigoroso di spazialità. Lasciamo appunto le storie dei due santi e diamo un'occhiata alla tavola centrale che ci mostra l'adorazione dei magi. Abbiate un istante di pazienza, vi ricordo cosa ha fatto poco tempo prima il più grande pittore tardo gotico. Era il 1423, era già iniziato l'operato di Masaccio, quando certo Pallastrozzi, lo vedete al centro dietro al Re Mago più giovane, guardarci rigidamente, lui il committente, per la chiesa di Santa Trinita a Firenze, fa eseguire questa importantissima palla da Gentile da Fabriano, che sta viaggiando attraverso l'Italia, passando per Firenze per andare poi di lì a poco, ahimè, a morire a Roma. Il risultato è questa elegantissima opera, su cui ci siamo fermati a lungo con chi era presente in passato, caratterizzata ancora da questi baglioni dorati, da questo senso non dello spazio, perché lo spazio non c'è,
e c'è un'incredibile voglia di raccontare tutto quello che si sa in una sorta di enciclopedia di conoscenze dell'epoca, dagli animali più fantastici, ci sono scimmie e ghepardi, fino a luoghi esotici, e si passa dalla riva del mare, dove i magi, secondo un'antica leggenda, perdono la stella, per arrivare alla montagna di Gerusalemme, ai costumi ricchissimi dei magi o quelli più moderni di alcuni partecipanti del corteo. E c'è anche chi si perde di fronte al miracolo, come il contadino che è al centro del gruppo di destra preferisce guardare il falco che cerca di catturare una colomba, che è il miracolo della nascita del figlio di Dio. L'eleganza, appunto, di Gentile da Fabriano, il suo gusto ancora fiabesco e il suo usare costumi che ci riportano in quel clima tipicamente cortese, piccolo particolare. Guardate ancora il Re Mago più giovane e guardate quella figura che ai suoi piedi gli slaccia gli speroni. Ma allora il Re Mago è un cavaliere, così come i simboli del cavaliere, perdonate, sono il levriero o il cavallo bianco da principe azzurro che il nostro porta con sé. Ecco, non mi fermo su tutti i particolari, perdonate, solo per ricordarvi quanto è ricco, prezioso, e guardate invece la semplicità del messaggio. Su uno sfondo brullo, le colline della Giudea, appunto, e basta, appunto quasi desertico, la semplice stalla e le figure dei magi, che appaiono come il loro corteo decisamente più semplificate. Molto attento ancora alle volumetrie, guardate la solidità dei cavalli, letti da diverse angolazioni, anche dal retro, un po', diciamo, osè per l'epoca, ma decisamente in grado di creare spazialità, volumetria. Il nostro mette addirittura due personaggi moderni, forse due committenti, nell'opera, quasi presenti alla nascita del figlio di Dio. Figlio di Dio che è riconoscibile per un unico piccolissimo particolare, la sedia d'oro. È la famosa sedia Curilis, è la sedia da campo degli imperatori romani, questa sedia pieghevole, e quindi simbolo del potere imperiale. E questo ci dice che i magi che hanno cercato appunto il bambino al palazzo di Erode lo trovano in realtà presso la mangiatoia di Betlemme. Altre opere come la Madonna Casini risentono appunto ancora di probabilmente richieste del committente. La Madonna è ancora piuttosto leziosa e elegante, decisamente più innovativo il bambino con la sua solidità. Ma dopo aver fatto un attimo questo excursus che ci ha coperto alcuni anni, poche tavole che ancora possiamo leggere di Masaccio, torniamo alla Cappella Brancacci. Abbiamo detto che dal 1424 che Masaccio e Masolino ci stanno lavorando su commissione di Felice Brancacci. La cappella è situata nel transetto destro della chiesa dei Carmelitani Santa Maria del Carmine, per chi conosce Firenze siamo oltre Arno, al di là del ponte di Santa Trinità. Era stata costruita proprio in seguito alle disposizioni testamentarie di un Brancacci, Pietro, e adesso appunto il nipote Felice segue i lavori. Lavori che furono organizzati dai due pittori sfruttando un solo ponteggio, in modo che mentre uno dei due pittori eseguiva una storia sulla parete laterale, l'altro avrebbe realizzato una storia sulla parete di fondo e poi scambiarsi i ruoli sul lato opposto. Siccome sanno di dipingere in modo diverso, cercano in qualche modo di mischiare parete destra e sinistra in maniera tale che il tutto sia più, virgolette, omogeneo e meno, ripeto, staccato. L'insieme era poi unificato anche grazie all'utilizzo di un'unica gamma cromatica. Si scelgono solo alcuni colori di fondo che sono sempre quelli, e quindi tutto diventa più omogeneo e un unico punto di vista pensato per uno spettatore che sta al centro della cappella, quindi vede le varie scene orientate in qualche modo verso la sua posizione. I lavori, ahimè, subirono numerose interruzioni e ritardi. In particolare sappiamo che dal 1 settembre del 25 fino al 27 Masolino è in Ungheria. Viene chiamata la corte di Mattia Corvino, allora re d'Ungheria, che vuole questa ventata di novità. E Masolino, che
che è ancora un po' tautomotico nell'animo, appunto va a fare questa operazione nel centro europeo ancora coticcheggiante. Vennero poi sospesi quando Masaccio partì a sua volta per Roma, dove morirà nell'estate del 28. L'opera rimase incompiuta, anche perché Felice Brancacci nel 36 viene cacciato in esilio, dopo essersi schierato nel partito contro Cosimo de' Medici, che prenderà il potere a Firenze. È probabile che, anzi, che in quel contesto alcuni volti delle figure di Masaccio che gli traevano i Brancacci venissero scalpellati via, venissero tolti sia loro che altri cittadini dell'epoca. Questo è evidente nella resurrezione del figlio di Teofilo di San Pietro in cattedra, dove la pittura di Masaccio si interrompe bruscamente circa metà delle vesti e viene rifatta la parte superiore. Quindi una serie di vicissitudini. Solo con la riammissione della famiglia Brancacci a Firenze, oltre 50 anni dopo la morte di Masaccio, siamo nell'80, la decorazione della cappella sarà portata a termine e si sceglierà di incaricare Filippino Lippi. È il figlio di uno dei personaggi che incontreremo la prossima volta. Vi dico solo che il padre è un frate carmelitano, ma ne parliamo meglio nelle prossime puntate. Diciamo che Filippino Lippi è conosciuto per essere un grandissimo pittore, ma per essere anche l'unico allievo dell'allievo di suo padre, che è Sandro Filippetti, meglio conosciuto come Botticelli. Sarà lui a avere l'incarico, oltre a essere un artista di spicco, era dato l'incarico perché era figlio di Fra Filippo, che a sua volta sarà uno dei primi allievi, dei primi seguaci di Masaccio. Filippino cercherà poi, avrà l'incarico preciso, di temperare il suo stile, adeguando la tavolozza agli affreschi di 50 anni prima, di 60 anni prima, mantenendo la solennità di impostazione delle figure per non rompere l'omogeneità dell'insieme. Quindi rinuncia al tuo modo di dipingere botticelliano e linearistico, copia Masaccio e Masolino. E questo è il risultato. Questa è la Cappella Brancacci come si presenta oggi. Togliete via tutto il cielo barocco, l'altare, e ritroviamo appunto più puliti gli affreschi che ci interessano appunto. Alcuni frammenti di affresco sono apparsi attraverso i più recenti restauri e per secoli erano rimasti nascosti sotto la grande ancona marmorea seicentesca. La scena centrale, dove si trovano il martirio di Pietro, è andata, ahimè, perduta, dove si trovava il martirio di Pietro. Sappiamo che già nel 60 era stata distrutta, quindi poco dopo essere stata eseguita. Ci restano alcuni particolari di questa ricca decorazione floreale, con queste testine, probabilmente di Masaccio, questo medaglione con testina femminile, forse di Masolino, quest'altra. Ma diamo un'occhiata a quello che ci resta al suo insieme. Lo schema è realizzato attraverso due registri sovrapposti che si aprono con due temi, la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre e appunto il peccato originale. Direi di dare un'occhiata a questi, se siete d'accordo, prima di tornare un attimo sul resto. Se ne stanno proprio sopra i due piloni d'ingresso alla cappella, uno di fronte all'altro. Parto da quello di Masolino. Masolino dipinge il momento della tentazione. Siamo in un bosco. La tradizione occidentale, non di orientale, la tradizione occidentale, giocando sulle parole melum, in latino, scusate, melo in latino è malum, quindi il tema del male, fa dell'albero di cui il frutto mangiano Adamo ed Eva una mela, appunto, e questa rimane nella tradizione. Secondo gli orientali spesso un fico, perché si copriranno con le foglie di fico quando si ritroveranno in nudi. Ci interessa poco. Diciamo che in questo ricco giardino Adamo ed Eva hanno incontrato il serpente tentatore. Non sto soffermarmi sulla scena perché la conosciamo tutti, mi limito soltanto a sottolineare un paio di aspetti. Tutto elegantissimo, tutto estremamente raffinato. La figura in particolare di Adamo ci ricorda il primissimo Donatello,
Quindi anche Masolino sta capendo alcune lezioni. Vi ricordate San Giorgio dell'altra volta? San Giorgio bello, giovane, elegante, particolarmente ben proporzionato secondo le proporzioni dell'antico. Masolino riprende lo stesso tema. A fianco lui un'elegante Eva, a cui il serpente, con questa elegante testina caratterizzata da quei capelli a paggetto, perché si ricorda proprio i paggi del Medioevo, appunto, e quindi del mondo tardo gotico, il serpente, che ha questo volto un po' femmineo, ahimè, chiedo scusa del Signore, ma il problema era spesso letto in quest'ottica, appena portato Adamo ed Eva la scelta. Ma guardate cosa fa Eva, non sta ingozzando la mela, come per esempio nelle storie di Viglielmo, dove attenta la mela in maniera, direi, quasi volgare, no? Elegantissima, uno spicchio tenuto con due dita. Tutto è tradotto in un'atmosfera che ancora strizza l'occhio al tardo gotico, un mondo elegante, raffinato, prima l'abbiamo definito un po' fiabesco. Posso dirlo in altro modo? Questi non sono Adamo ed Eva. Se vi dicessi, questi sono Tristano e Isotta, o sono, se preferite, Lancillotto e Ginevra che si incontrano in un convegno amoroso nella foresta di Procelandia, ma va bene lo stesso. Qui manca qualcosa, che c'è il masaccio. Ecco l'elegante di Eva, l'immagine del nostro paggetto, ma guardate cosa c'è il masaccio. Al di là della profonda prospettiva data dalla porta del paradiso, basta uno scorcio per farci capire che sono stati mandati fuori dal giardino. Sono in questa terra brulla che fra poco dovranno imparare a dissodare attraverso il sudore della propria fronte e la propria fatica. Dell'angelo dalla spada fiammeggiante di cui parla la Bibbia è rimasto, come è nella tradizione fiorentina medievale, l'angelo dalla veste rossa, che guida fuori. Sì, ma quello che volevo farvi notare è qualcos'altro. Adamo ed Eva, dai robusti chiaroscuri, sono disperati. Qui vediamo il dramma. In Masolino manca quello. Adesso mi pongo e vi pongo una domanda difficile, però mi avrebbe voglia di rispondere, insomma, qual è delle due scene in realtà la più drammatica? Quella in cui l'uomo sceglie di allontanarsi da Dio, di mangiare il frutto proibito, di decidere lui cos'è il bene e il male, quindi in qualche modo di fare senza Dio, o quello in cui i cacciati ne prendono coscienza, ormai mi voglio dire che la scena più drammatica è l'altra. Quello è il momento della scelta, quello è il momento difficile. Eppure in Masolino non c'è traccia di questo dramma. Masaccio invece sottolinea la disperazione di Adamo, che china il volto, appunto, è fra le mani e si ghiozza. O Eva, che nascondendo le sue nudità si sentirono nudi, in realtà non è proprio così. Vedremo in Beato Angelico come sarà in realtà la vera scena biblica, ma ne riparleremo. E adesso diciamo Eva che urla tutta la sua disperazione. Guardate meglio questi volti. Masaccio non ha creato un'immagine accurata, raffinata, come Masolino. Quattro pennellate, mi viene voglia di dire, non dico impressioniste, perché l'impressionismo non c'è ancora, non scomodiamo, posso dire compendiarie, era l'antica pittura romana che veniva usata a livello più popolare, posso tradurre riassuntiva, veloce, rapida. Quattro pennellate, quattro macchie, come quella bocca dilatata, quegli occhi profondi, che sottolineano subito il dramma attraverso i suoi chiaroscuri, il dolore e della scelta. Mi sono permesso di mettervi anche questa immagine che è stata fatta prima dei restauri degli anni 90, perché al di là dei fumi di secoli e di un, ahimè, drammatico incendio che distrusse il soffitto della Cappella Brancacci, dove stavano storie già dipinte prima di Masaccio, ma per noi interessanti, poi vi dico perché, si nota un altro elemento. Non solo i fumi delle candele hanno annerito o dell'incendio hanno annerito, ma qualcuno le aveva ritoccate. È la mano della Controriforma, che dopo il Concilio di Trento farà mettere, i mutandoni ai personaggi di Michelangelo e anche negli scuola del mondo farà fare alcuni ritocchi. Non so dove spuntino quelle fronde che nascondono appunto le nudità di Adamo ed Eva. Oggi ripristinate. Bene,
Prima di entrare adesso nella cappella, vi chiedo un attimo di pazienza, torno al nostro schema e vado a entrare nelle pareti, dove sono raccontate una serie di storie legate alla figura di Pietro. Vi ho già detto, se leggete i nomi vi accorgete, alcune sono di Masaccio, sono alternate con di Masolino e poi c'è l'intervento di Filippino Lippi. Non è adesso il caso di fare filologicamente il discorso di tutti, ne vediamo alcuni aspetti, ci fermiamo su alcune modalità, alcune tematiche. Vi dico semplicemente che, torno, ecco dove ci eravamo lasciati prima, vi dico semplicemente che il racconto è incentrato sulla figura di Pietro. Beh, quando si creava un importante ciclo, come in questo caso, è chiaro che c'era un perché preciso, che poteva essere legato a motivi familiari, qualcuno che richiamava il suo nome, chiamava appunto il santo protettore o così via, ma spesso e volentieri c'era anche un motivo più stringente, più contingente legato al tutto. Probabilmente qui va ricercato un motivo che sta infiammando le opinioni pubbliche da allora. È un motivo abbastanza complesso e dottrinale, ma cerco di riassumerlo in tre parole in questo senso. È un periodo, quello dei fine 300, primi del 400, in cui nella Chiesa si stanno vivendo momenti particolarmente drammatici. C'è stato un lungo periodo in cui, ricordate la volta scorsa, la tomba dell'antipapa Giovanni XXIII, in cui c'era il Papa, l'antipapa e magari l'antipapa dell'antipapa, perché c'è stato anche ci sono stati anche tre papi contemporaneamente. Posanato tutto questo, adesso sorge un altro enorme problema che scuote la Chiesa d'Occidente e che anche il Concilio di Costanza non riuscirà a dirimere se non in parte. Il problema è quello che va sotto il nome di tensioni, lotte conciliariste. Lo dico in due parole banalmente. Più importante il Papa o il concistoro dei cardinali che l'hanno eletto? Chi comanda alla fine? Chi fa certe scelte in chiave dottrinale? Oggi parleremo di infallibilità papale, torno sempre sui termini e le modalità dell'epoca, o collegio cardinalizio. Ecco, questo aveva infiammato gli animi con chi si schierava da una parte e dall'altra. Vi ricordo che molti dei cardinali erano poi politicamente orientati, perché magari erano vicini alla Francia, anziché alla Spagna e così via, e qui era l'impero, e questo portava a tutta una serie di tensioni. I carmelitani erano, diciamolo subito, decisamente dalla parte di Pietro, e Pietro è il primo papa nell'immaginario popolare. Quindi non dimentichiamo che leggendo la figura di Pietro adombriamo la presenza del papato, che è in qualche modo il centro, e un'immagine ce lo dirà in maniera più chiara. Sta di fatto che, ahimè, abbiamo detto, abbiamo perso il soffitto. È significativo perché spesso in quest'epoca sul soffitto stava rappresentato l'idea da cui partire. Faccio un esempio famosissimo, nella famosa cappella, stanza vaticana, la stanza della segnatura, Raffaello dipinge sulle pareti la famosa scuola d'Atene, dipinge la disputa del sacramento, ma i concetti di bello, bene, vero, vero che viene poi sdoppiato, sono rappresentati in alto. Quindi in alto, in cielo, i concetti platonici, diciamo. E poi, appunto, lì è proprio un pensiero neoplatonico, vengono calati nella realtà. E questo era già presente in quest'epoca. Quindi la perdita del soffitto ci dà un po' la certezza di quello che stiamo un po' adesso ipotizzando. Ci avrebbe dato la certezza. Bene, queste sono le pareti. Come dicevamo, pur fatte a tre mani e con 60 anni di stacco, 50 anni e più di stacco, sono decisamente ben omogenee. Ottimo anche il lavoro di Filippino Lippi. E mi fermo subito sulla più significativa, forse la più famosa, l'affresco del tributo. Anche qui la storia è molto conosciuta, è un brano su cui non voglio addentrarmi dal punto di vista del significato. Il tema è questo: Gesù, Pietro e i suoi apostoli sono sulle rive del lago di Genezaret, mare di Tiberiade. Siamo alla cittadina di Cafarnao, si deve entrare in città. E un capelliere viene istigato dai farisei a chiedere a Gesù, appunto, l'obolo per il tempio. Era un'usanza, entrando in città si dà questo obolo, questa piccola moneta, appunto,
valore, ma significativo. Se Gesù dà l'obolo per il Tempio, beh, sottolinea che lui è uno come tutti gli altri e non è in qualche modo diverso o superiore. Se si rifiuta di pagare l'obolo per il Tempio, beh, addirittura invece in qualche modo l'anarchico, colui che è contro, e quindi è un tentativo di metterlo in difficoltà. Da qui il racconto prende un aspetto un po' fiabesco, ma ripeto, non è adesso il caso di entrare nel significato, non ci interessa, perché Gesù chiama Pietro e Pietro, lo vedete là sul fondo, va al lago e pesca un pesce. Nella bocca del pesce trova due monete. Ultima scena, paga il gabelliere, una moneta per sé gli apostoli, l'altra è per il Cristo. Quindi Gesù ha pagato, ma in un modo miracoloso, d'accordo? Quindi tutto si risolve. Ripeto, non entriamo nel tema, non è adesso il caso di questa visione, limitiamoci proprio al racconto in questo modo. Il gruppo centrale, Gesù fra gli apostoli, apostoli che sono rappresentati in maniera estremamente efficace. Vi ho ingrandito il volto di Giovanni con questa cascata di riccioli biondi a rappresentare volti che assumono quella concretezza, quel, posso dire fra virgolette, già quasi realismo, che abbiamo già visto in Donatello. Sul fondo del lago Pietro cattura il pesce. In realtà non più che catturarlo, gli fa aprire la bocca e ne estrae le monete. Questo mi viene un po' da ridere. Era un abile pescatore, Pietro, ma è proprio abilissimo per catturare così il pesce. Sta di fatto che un amico che fa da guida in Terra Santa mi diceva che non è una cosa del tutto banale. Ce ne sono molti di pesci con monete nello stomaco. È profondissimo e buio il lago di Tiberiade e tutto ciò che cade nel lago, soprattutto se luccica un po' la superficie, spesso lo inghiottono. Comunque, ripeto, non tocca a noi. E poi la scena del pagamento del tributo. Al centro Gesù pone appunto il gruppo degli apostoli intorno al Cristo e mi sono permesso di mettergli un altro modello, anche lui ahimè è morto ancora molto giovane, l'amico di Donatello, di cui non abbiamo parlato perché non possiamo fare un racconto meticoloso, Nanni di Banco, l'abbiamo citato un paio di volte la volta scorsa, e i suoi santi quattro coronati per la loggia di Orsan Michele ha rappresentato un tema che probabilmente può essere anche spunto per Masaccio, questa accolita di figure intorno al Cristo. Adesso proviamo a guardarlo un pochino meglio e vi accorgete che tutto il dipinto è innestato su una profonda prospettiva. La prospettiva che a partire dalle porte di Cafarnao prosegue nella linea di montagne che delineano i monti di Galilea creano una sorta di bordo allo specchio del lago. In primo piano la costa che abbiamo appunto percorso per arrivare al punto in cui Pietro cattura il pesce. C'è qualcosa che mi lascia perplesso, c'è qualcosa che non va, non nell'impianto prospettico rigoroso, ma nel racconto. Noi siamo abituati a percepire le immagini, anche Giotto l'ha fatto rigorosamente così, leggendole da sinistra verso destra, questo è il nostro modo di scrivere. E quindi normalmente le immagini vengono scritte come si legge, e non è così. Qui abbiamo la scena centrale, poi passiamo, la seconda scena è quella che sta sul fondo a destra, e poi la terza scena che è l'epilogo col pagamento della moneta. Perché Masaccio ha fatto questa scelta? Perché in qualche modo ha sovvertito il racconto? Poi mi direte per mettere al centro l'aspetto più significativo. Ed è proprio così. In qualche modo l'aspetto più interessante e più significativo sta proprio nelle figure di Cristo attorniato dagli apostoli. Lasciate stare un attimo la figura del gabelliere che vedete due volte, come vedete due volte o addirittura tre volte Pietro che vedete di spalle, e provate a incentrare l'attenzione sul cielo, sul gruppo centrale. E ci accorgiamo di una cosa. C'è un gruppo di apostoli che crea un semicerchio. Al centro di questo gruppo c'è il Cristo. Il Cristo stende il braccio in un gesto che è un gesto di volere. Vai al lago e troverai. Quasi che, scusate il gioco un po' da fiaba, detto fatto, le cose si realizzino.
Pietro ripete esattamente lo stesso gesto. E poi Pietro si recherà a trovare il pesce. Beh, adesso se io potessi farvi vedere questa immagine dall'alto, provate a immaginarvela un attimo, un semicerchio con al centro un elemento. Ma cosa sto rappresentando se non l'abside di una chiesa con un altare? E l'altare noi sappiamo che è la presenza di Cristo. L'abside della chiesa, e vi ricordo che il termine chiesa in realtà è un termine traslato, la vera ecclesia è l'assemblea, sono il gruppo di figure che stanno intorno al Cristo, un gruppo di figure che i dodici apostoli simboleggiano. Ma fra queste figure ce n'è una che si stacca, una che fa da tramite, una che posso dire è il vicario di Cristo. Noi lo chiamiamo Padre, per capirci, avete capito dove sto arrivando. Una figura che appunto riceve direttamente l'ordine dal Cristo, lo comunica alla Chiesa, una figura che fa da tramite. Attenzione, Masaccio ci sta dicendo quindi che Pietro è superiore al appunto consistorio, concilio della Chiesa, degli altri apostoli, ma ci dice anche per un motivo preciso. Pietro è superiore se ripete il gesto di Cristo. Pietro è superiore se rende attuata la volontà di Cristo. E questo è molto sottile. Fra qualche anno Masaccio morirà. Beh, è la prima volta che il Papa chiama un umanista a Roma. Ha capito che in quel giovane, in quel ragazzo ancora quasi, c'è tanto anche dal punto di vista dottrinale. Che poi siano tutte scelte di Masaccio o siano state concertate con i dotti carmelitani, e questo è un altro discorso, ma è significativo il modo in cui sono state risolte. Mi fermo adesso un momento su Masolino, vado rapidamente, il quale dipinge di Pietro la guarigione dello storpio e la resurrezione di Tabita. Non fermiamoci sul racconto, limitiamoci a guardare l'insieme. Beh, c'è la prospettiva dei vari palazzi. Sul fondo si vedono anche delle figure che passeggiano lontane, che danno profondità, che sono un tipico stile Masaccio. Ma mi fermo su un paio di particolari. Per esempio quelle due figure centrali, con quei ricchi costumi da mercanti dell'epoca, portano in testa il mazzocchio, lo vedremo con Paolo Uccello, questo cappello strano, insomma, del sughero rosso interno. Hanno le vesti dell'epoca, sono due vestiti alla moda. Vi ricordate i testimoni di Masaccio? Di Masaccio nell'adorazione dei magi del Carmine di Pisa, lì erano compuntamente presenti. Qui io non riesco a capire quale dei due miracoli stiano seguendo, o se forse stanno chiacchierando d'altro fra di loro. Cioè Masolino li mette lì, ma non riesce a creare quel legame, quella profondità fra figura e spazio che è tipica di Masaccio. Appare un'immagine un po' troppo frammentata, pur nell'abilità dei particolari. Anche se ha capito i fondamenti della prospettiva, non ne ha capito lo spessore e il profondo significato. In quest'ottica guardate la differenza tra questa predica di San Pietro, siamo nel pilastri di fondo, Masolino, e poi un'immagine, il battesimo dei neofiti di Masaccio, che vengono dipinti in qualche modo in pandana, abbiamo detto, uno di qui, uno di là, lavoravano così. Sicuramente ha capito alcune cose, per esempio in fondo il senso dello spazio, certi volti ben definiti, come il frate carmelitano in primo piano, ma soprattutto anche i volti degli astanti e i loro mantelli ben solidamente definiti. Cioè Masolino ha fatto dei passi avanti sicuramente nel contatto con l'amico. Ma adesso guardate, scusate, controllo. Come mai? Ecco, scusate, c'è stato un ieri ve la rimetto qui. Guardate il contatto fra. Sì, scusate, perdonate, torno indietro. Ecco. Queste sono le due immagini a confronto, no, volevo farvi notare che sono appunto la parete di fondo, l'avevo messa qui, è rimasta un po' indietro. Quindi sono una fatta pandana l'altra. Bene, andiamo a guardare un attimo Masaccio. L'impianto è molto simile, sembra di vedere le stesse colline, la stessa struttura rocciosa,
lo stesso quadro d'acqua, ma guardate le figure di Masaccio. Questi corpi nudi nella loro definizione anche anatomica, per carità siamo agli inizi, quindi non chiediamogli troppo, però in due particolari, e non c'è partita, scusate il termine calcistico, ma guardate la figura che rabbrividisce di freddo, perché si è spogliato per ricevere il battesimo, probabilmente una giornata un po' plumbea, siamo forse a Firenze più che sulle rive del Giordano, e questo sembra tremare di freddo. E poi la bellissima figura del giovane inginocchiato compuntamente su cui Giovanni versa l'acqua. Guardate le ciocche di capelli bagnati. E insomma, direi che Masolino ha fatto un bel passo avanti, ma Masaccio è molto più avanti un'altra volta, ancora in queste sue scelte. Di Masaccio è anche la distribuzione delle elemosine per la morte di Anania, con questo tentativo di creare profondità dello spazio attraverso gli edifici, ma anche questa direi quasi precisa ritrattistica. Pietro è l'anziano per eccellenza, povero Pietro, avrà avuto 30 anni, penso più o meno, insomma, all'epoca. In realtà è sempre rappresentato così in tutta la storia dell'arte, c'è un motivo preciso. Nella chiesa delle origini, ad essere coloro che dirigevano le comunità, erano gli anziani. E appunto Pietro quindi diventa l'anziano per eccellenza, e quindi deve avere la barba bianca. È la stessa storia per cui Cristo, che è rappresentato per almeno due secoli imberbe, dal IV secolo diventa la figura che conosciamo con la barba. Sarebbe interessante vedere come le cose cambiano a seconda del nostro vedere. Vi ricordo che anziano nel senso di anziano nella fede, e anziano in greco è presbiteros. Presbiteroi sono gli anziani. Col tempo qualche lettera cade e restano i preti. È bellissima anche l'immagine di San Pietro che risana gli infermi con la sua opera. Siamo negli Atti degli Apostoli, Pietro e Giovanni vogliono dimostrare la loro correttezza di fede, tutti i giorni salgono a pregare al Tempio. Ma Pietro ha preso adesso quello che era il carisma di Gesù, e quindi salendo i poveri, gli emarginati, si affiancano a lui e la sua opera li risana. Questa è la scena. Credo che anche qui sia spalordo e vivo. Qui siamo a Firenze. Questi sono gli edifici a ballatoio della Firenze di epoca di Dante. Queste sono le case a bugnato, tipiche del mondo fiorentino, con quelle pietre sporgenti, tipiche del medievo fiorentino. Un tocco di antico la colonna sullo sfondo. Due mercanti che sembrano lì a guardare la scena con costumi moderni. E ahimè, i malcapitati che chiedono la protezione di Pietro, uno storpio che si è ritrascinato su un carrellino e un vecchio infreddolito e stracciato, sono quei mendicanti che troviamo forse ancora oggi e trovavamo infrequente nelle strade fiorentine dell'epoca. Cioè Pietro in realtà sta passando a risanare con la sua opera gli umili, appunto i poveri della sua Firenze, della Firenze di Masaccio. E questo ancora una volta ci fa capire chi è Pietro del Masaccio. Non la Chiesa che se ne sta nei suoi palazzi, non la Chiesa che se ne sta tra le sue ricche prebende, quella Chiesa che aveva suscitato tante problematiche, abbiamo detto, e tensioni, ma una Chiesa che torni a professare il Vangelo, che torni a parlare della buona novella, che torni fra gli umili, fra i poveri, che torni a vivere nella città, tornando a essere sale, tornando a essere lievito della città stessa. Secondo una tradizione riportata anche da Vasari, il mercante di sinistra con le mani compuntamente giunte è Donatello, quindi sarebbe uno degli amici. Nell'immagine successiva, che fa da pandana al tributo, Masaccio è stato pesantemente ritoccato. Abbiamo già ricordato la vicenda dei volti scalpellati, ridipinti, e poi c'è stato l'intervento di Filippino Lippi.
Si tratta della resurrezione dei figli di Teofilo e di un San Pietro in cattedra. È San Pietro che predica, diciamo così. Mi limito a farvi notare un particolare di insieme, la ricchezza della prospettiva. Con quei vasi di coccio, tipici fiorentini dei vasi dell'Impruneta oggi, che se ne stanno su quella ricca balaustra marmorea e ci separano da un giardino, perché noi vediamo anche quello che sta di dietro, anche dietro c'è spazio, e vediamo appunto le cime degli alberi. Volti estremamente realistici, ma ripeto, in parte dovuti all'intervento di Filippino Lippi, perché vennero scappellati i miei volti. Sicuramente dei ritratti questi di carmelitani, troppo realistici per essere in qualche modo di pura invenzione. Anche nel gruppo del San Pietro in cattedra ci sono alcuni elementi interessanti, perché si tratterebbe di Masolino, Masaccio, il giovane Alberti, di passaggio a Firenze per il concilio, la sua famiglia era stata allontanata, ne riparleremo, e del grande Brunelleschi. Reali ritratti, un po' di fantasia, sarebbe difficile poter dare una risposta, ma direi suggestivo ancora una volta che perlomeno la tradizione ci ricorda la presenza di questi grandi maestri e la loro unione, la loro amicizia, il loro legame. Di Filippino Lippi è la scena di San Paolo che visita San Pietro in carcere, che copiando le modalità ma i colori lo stile masaccesco, quella di San Pietro liberato dal carcere dall'angelo, è sempre di Filippino Lippi la disputa davanti a Simon Mago, a Nerone, la disputa con Simon Mago e poi la crocifissione di Pietro. Fatto un po' più velocemente perché, ripeto, fanno parte di quello che è il tentativo di completamento e guardando meglio vi accorgete che il tratto è più elaborato, diciamo 60 anni dopo, ripeto. Ed è interessante che comunque anche Filippino ci mette del suo, mettendo queste figure che assistono al martirio, figure di cui c'è il probabile ritratto del maestro Botticelli. Quindi questa idea di mettere l'artista, che ti è amico, vicino, nel dipinto. Vedremo quello che farà anche Leonardo. E anche nella disputa di Simon Mago, appunto, compare sullo sfondo, proprio alla destra, quello che è probabilmente l'autoritratto del pittore, il giovane Filippino, il figlio del frate di cui avremo a parlare. Tra il 26 e il 28, Masaccio dipinge un altro incredibile capolavoro. Mentre è sempre impegnato alla Cappella Brancacci, i cui lavori però si interrompono, abbiamo visto, per un lasso di tempo, perché Masolino va in Ungheria, proprio nel gennaio del 27, Masaccio dipinge l'affresco con la Trinità. Siamo nella terza campata della navata sinistra della Basilica dei Domenicani di Firenze, Santa Maria Novella. Nessun documento scritto attesta la data esatta. Non sappiamo neanche l'identità del committente raffigurato insieme alla moglie alla base dell'altare. Il dogma della Trinità era uno dei temi fondamentali per i domenicani, che erano i proprietari della Chiesa, e questo ci fa capire anche la posizione del dipinto proprio nel cuore, al centro della navata della Chiesa. Alla complessa creazione tematica del dipinto dovette sicuramente partecipare anche certo fra Alessio Strozzi, religioso, umanista, matematico, amico di Ghiberti e Brunelleschi, che era in qualche modo il dotto che probabilmente aiuta Masaccio nell'aspetto teologico piuttosto complesso. Il soggetto principale è raffigurato e costituito dalle figure della Trinità, disposte secondo un modello iconografico di origini francesi, il cosiddetto trono di grazia, adesso ve lo mostro, che si era già diffuso a Firenze. L'opera di Masaccio fu la prima a presentare questa tematica francesizzante su scala monumentale e la prima a rappresentarlo in chiave illusionistica, realistica, attraverso la prospettiva.
E Masaccio sceglie di mettere insieme al trono di grazia un'altra serie di elementi, come quello tipico dell'iconografia tradizionale di affiancare al crocifisso Maria e Giovanni ai suoi lati, che di solito sono ai piedi della crocifissione. Altro aspetto innovativo, di solito Dio nel trono di grazia, il Padre, è seduto, invece viene messo in piedi. E quindi più che evocare la risurrezione, che è il tema centrale francese, viene visto come quasi un compartecipare. Ma andiamo a vedere. Si tratta di questo vero e proprio altare dipinto, attraverso una profonda prospettiva. Nella parte bassa sta sempre dipinto, con questo colore che i fiorentini chiamavano il verdaccio, questa terra d'ocra, sta dipinto un vero e proprio altare. E a ben guardare poi scopriamo essere un sarcofago su cui sta uno scheletro. Sopra si apre una cappella che è caratterizzata da quegli stilemi che abbiamo conosciuto con Brunelleschi. Vasari dirà, beh, questo sfondo non l'ha dipinto Masaccio, gliel'ha dipinto Brunelleschi. Allora, è sicuro che il tema è brunelleschiano, ma è anche altrettanto pressoché certo che l'ha fatto Masaccio, appunto seguendo le idee della Nico, ancora una volta i legami molto forti che fanno addirittura dire a Vasari guardate che hanno lavorato insieme anche in questo caso. E viene fuori questa profonda prospettiva che crea uno spazio per la prima volta, direi proprio illusorio e profondo, attraverso il soffitto cassettonato classicheggiante, la struttura architravata che racchiude l'elemento ad arco, tutti elementi desunti dall'antico, appunto, le colonne ioniche, i capitelli corinzi, e poi la presenza dei due committenti alle soglie della cappella, e poi all'interno della cappella la presentazione. Dio Padre in piedi ci mostra la croce. Il tema è appunto quella del trono di grazia alla francese. Ai fianchi della croce Maria e Giovanni. Ora, quella che vedete è una ricostruzione prospettica, cioè detto in altro modo, io per fare una prospettiva normalmente, queste saranno le regole che Brunelleschi aveva proposto e che poi vengono codificate da Alberti, da Piero della Francesca e dai loro successori, io parto dalla planimetria dell'alzato e da lì costruisco la prospettiva. Ma se io sono abbastanza abile, posso fare il contrario. Posso risalire la pianta all'alzato. Ecco, questa è la cappella Brancacci, questa è la cappella dipinta da Masaccio in Santa Maria Novella, vista dall'alto e vista in profondità. Vuol dire che sono più piani prospettici, più profondità, in un gioco decisamente complesso ed elaborato. E questa è la visione frontale che ci fa vedere anche la complessità della costruzione prospettica, che non può avere un unico punto di fuga, ma deve adattarli, proprio per evitare quell'effetto canocchiale che si avrebbe avuto. Faccio un esempio eclatante, famosissimo Cristo di Brera di Mantegna, il Cristo sulla famosa pietra rosa, ha ben 7 punti di vista che cambiano, per poter evitare l'effetto di rendere la testa un punto di lontano. Quindi, diciamo subito, prima cosa fondamentale, un capolavoro di prospettiva. Masaccio, che vi ricordo che ci sta lavorando da 3 o 4 anni, perché a noi sembra di aver passato una vita intera. Donatello, avete visto, ha avuto una vita lunga e complessa, qui l'abbiamo visto iniziare 4 anni fa, 4 o 5 anni fa, non di più. Nel giro di poco tempo ha imparato a padroneggiare così compiutamente la prospettiva, o meglio, a realizzarla, ad innovarla, perché non ha dei modelli da imitare, ha la lezione degli amici scultore e architetto. Ne viene fuori, ripeto, un'immagine particolarmente significativa, che abbiamo detto nella parte alta, chiaramente ancora di umanistico, questi precisi richiami all'antico, molto eleganti, molto elaborati. Ma proviamo a leggerla anche un istante dal punto di vista del significato dottrinale, che abbiamo detto che ha un suo significato. E parto dalla parte bassa, dove troviamo un sarcofago. Sul sarcofago sta una scritta, che non è molto piacevole, ma che vi leggo. Io fui già quel che voi siete, e quel che io sono, anche voi sarete.
Io sono stato un uomo come tutti voi, e anche voi sarete come me nella morte. Cioè è il destino ineluttabile di ogni uomo che viene sottolineato attraverso questa immagine, questo scheletro rappresentato in maniera così semplificata ma vigorosa. Ma il nostro sguardo adesso si sposta subito sull'altare, che vi ricordo è in realtà la mensa di un altare, e lì troviamo la porta della cappella su cui appunto gradino all'esterno stanno i due committenti, dei volti di anziani, dei volti decisamente realistici, ahimè non siamo stati in grado di ancora di ricostruire i loro nomi, non ci sono documentazioni, però due figure concrete che pregano sulla soglia della cappella. Proviamo a inoltrarci e troviamo Maria e Giuseppe. Vi faccio notare subito come è abile Masaccio nel creare ancora una volta i rapporti di colore, pochi colori, fondamentalmente due, che ci ricordano una cosa ben precisa: il blu del cielo e il rosso del sangue, il cielo e la terra, il divino e l'umano, se preferite la doppia natura di Cristo che spicca anche nelle vesti del Padre, appunto, e il bianco, appunto, il bianco immacolato della purezza. E questi sono i colori fondamentali. E il nostro li mischia, li alterna. Guardate il manto del Padre e le vesti di Maria e Giovanni e quelle dei committenti. È lo stesso trucco che abbiamo visto nella crocifissione di Pietro della predella del Carmine di Pisa. Bene, Maria guarda verso di voi e vi invita ad osservare il Cristo. Giovanni guarda direttamente il Cristo in un gesto struggente e di meditazione. Cioè le due figure in qualche modo servono ad attrarvi e poi a inoltrarvi nel dipinto. Ho appena finito una serie di incontri su Moroni. È un trucco che la Controriforma dell'epoca di Moroni spesso e volentieri userà. Il grande maestro bergamasco spesso e volentieri userà due figure. Una richiama la vostra attenzione e l'altra vi invita ad osservare il centro, che vuole essere il punto focale dell'osservazione. Al centro il Padre e il Figlio, la colomba dello Spirito Santo, che forse non avete notato all'inizio e che sta fra i Padre che offre letteralmente il Figlio, quindi il tema della Trinità. E credo che sia evidente il significato del tutto. Sulle soglie della morte, meditando il tema appunto della fine dell'esistenza, i due anziani committenti si affidano alla lezione di Maria e Giovanni e trovano nel sacrificio della croce, nel dogma della Trinità, appunto, e quindi in qualche modo sono riassunti la doppia natura di Cristo, la Trinità, il sacrificio salvifico della croce e l'immagine della resurrezione, il Padre appunto che ci mostra la croce quasi vittorioso, sono riassunte tutte le speranze dei due anziani. Sì, sembra dirci Masaccio, la morte è ineluttabile, ma non è la fine delle cose. La morte è vinta dal sacrificio appunto di Cristo. Beh, lasciamo questa dotta appunto disquisizione teologica che tanto piacque a Roma, tanto fra un po' chiameranno, e diamo un'occhiata a questo piatto, una tempera su legno, un tondo, una cinquantina di centimetri, viene dai musei statali di Berlino. Era un desco da parto. Veniva appunto realizzato, prezioso, dipinto per portare la puerpera, era tipico delle Firenze dell'epoca, un brodo, spesso di pollo, che veniva dato a chi aveva appena dato la luce a un bambino per ritemprarla, ridarle le forze. Era uno dei tanti, virgolette, regali nuziali tipici della Firenze dell'epoca, e le botteghe dipingevano anche immagini come questa. Un tondo con la Natività, dove non mancano i trombettieri con Giglio Fiorentino e la prospettiva. Abbiamo anche il retro del tondo, piuttosto rovinato, con questa allegoria, appunto. Ma vado un po' veloce perché le cose sono ancora, ce ne sono ancora un po'. È il 29 luglio del 27. Masaccio lascia un resoconto contabile delle sue finanze per il catasto fiorentino. L'artista dichiara di vivere con la madre e il fratello in una casa in affitto nel quartiere di Santa Croce, dichiara di pagare due fiorini all'anno per una bottega in piazza San Firenze,
appartenente ai monaci di Badia. La sua famiglia possiede una piccola vigna e una casetta a Castel San Giovanni, nella sua Valdarno, frutto dell'eredità del padre, del secondo padre, diciamo così, del secondo marito della madre, del quale dichiara di non percepire comunque redditi. Quindi una situazione, direi, tranquilla, ma non certo agiatissima. Nel 28 Masaccio si reca a Roma per lavorare in Santa Maria Maggiore. A questo punto torniamo a Masolino da Panicale, che anche lui è a Roma nel 28 e realizza la Pala Colonna. Vedete il centro col miracolo della neve, la fondazione di Santa Maria Maggiore. Allora, la storia appunto ve la racconto proprio in due parole. Papa Sisto ha un sogno di compare la Madonna e gli dice: domani tu fondi la chiesa a me dedicata, dove ti segnerò un evento miracoloso. Nevica Roma, e nevica solo appunto creando il circuito della chiesa. Vedete il Papa con la zappetta che lui. La datazione della pala, destinata all'altar maggiore della Basilica di Santa Maria Maggiore, è piuttosto controversa. Qualcuno pensa che sia stata realizzata in precedenza, qualcuno la situa, ed è più probabile, proprio quest'ultimo viaggio romano dei due artisti. Bene, quindi commissionata forse due artisti e realizzata da Masolino per la morte di Masaccio, che fra poco vedremo appunto. Ripeto, lasciamo le ipotesi, diamogli un'occhiata. Guardate cosa fa Masolino quando torna a essere solo. Beh, sì, la prospettiva c'è. Mi viene voglia di dire, sembra ripreso quasi un acquedotto, una serie di architravi di edificio romano, abbastanza puntualmente, anche se molto semplificati. Però le figure sono inserite in questo spazio senza un legame stretto. Non hanno, pensate all'abilità di ciò che abbiamo appena visto in Santa Trinità, in Santa Maria Novella con l'affresco della Trinità, appunto lì. Qui le figure sembrano in qualche modo inserite lì senza grande. Hanno ancora costumi un po' cortigiani e boticheggianti. In alto Maria e Gesù, che assistono al miracolo, sono assolutamente fuori scala. Certo, non sono più in una mandorla, ma in un clipeo romano, in questo tondo romano, non cambia molto, sono una sorta di apparizione. Ma la cosa che mi fa più ridere su questo fondo d'oro sono le nuvole. Posso dirlo un po' irriverente, tutte le volte che rivedo questo dipinto mi vengono in mente tanti UFO che stanno arrivando da lontano, sembrano. Beh, insomma, Masolino è un po' schematico, diciamo, nel suo riprodurre queste immagini, pur nell'efficacia del racconto. Sempre di Masolino e della Pala Colonna sono Gregorio Magno e Mattia e Gerolamo e Battista, dove alcuni spunti come il libro aperto denotano una lezione prospettica, ma ripeto, alcuni particolari sono ancora decisamente goticheggianti. Masaccio muore a Roma, in quell'estate del 28, ha soltanto 27 anni. Vasari ricorda il sospetto che fosse stato avvelenato e testimonia il rammarico di Brunelleschi, che alla morte dell'amico, saputo della morte dell'amico, avrebbe detto: noi abbiamo fatto in Masaccio una grandissima perdita. E poi Vasari ci ricorda che forse fu l'unica volta che pianse il grande architetto, appunto così legato a questo giovane che aveva rinnovato insieme a loro le arti. Bene, oggi si pensa che il nostro Masaccio sia morto per delle febbri di tifoidi. È un'estate caldissima, abbiamo visto che il nostro soffre già di salute cagionevole, arriva a Roma in quella torrida estate e probabilmente prende delle forme o di tifo o di malaria che circolavano a Roma in quel periodo e muore in breve tempo. Vasari riporta come venne sepolto nella sua Firenze, nella chiesa del Carmine, nel 43, quindi tempo dopo il suo corpo sarà ritraslato, senza monumenti, e solo in seguito un epigramma in latino e un in italiano di Anne Balcar. Pisi, e la mia pittura il ver fu pare, latteggiai, l'avvivai, le diedi moto, le diedi affetto, insegni il buon arroto a tutti gli altri. Ma da me solo mi pare.
Beh, credo che sia evidente cosa ci sta dicendo. Buonarroti, grande Michelangelo, insegnerà a tutti. Ma io sono stato l'iniziatore, impari da me, dal mio maestro. Quel Vasari che aveva detto in qualche modo che Michelangelo spesso andava alla cappella Brancacci, che chiamava la scuola del mondo, appunto. Masaccio esce di scena così. Esce di scena e ricordiamo comunque che ha assolutamente cambiato il mondo della pittura, l'ha assolutamente rinnovato, riuscendo a fare in un brevissimo lasso di tempo un'opera fondamentale, quella del Partire. Le prossime puntate vedremo chi ne raccoglie il testimone, chi ne lo porta avanti. Vi chiederei ancora pochi minuti, se riuscite, e vedrei come finisce Masolino, che ci ha accompagnato in questo racconto. Vado molto velocemente perché Masolino continua a lavorare a Roma. Aveva dipinto la Cappella Castiglione in San Clemente a Roma. Continua, riprende i lavori e li completa. Mi limito proprio a sfogliarvi le immagini con le storie della vita di Santa Caterina da Siena, in cui gli aspetti prospettici si mischiano al ritorno ad un racconto che scivola spesso nell'aspetto ancora una volta un po' favolistico, con queste profondissime prospettive viene un po' senza significato, fini a se stesse. Non sto a raccontare la vicenda, perché sono le storie di Caterina e dei dotti che dovrebbero convincerla ad abiurare al cristianesimo, in realtà si convertono e vengono tutti arsi vivi dall'imperatore. Quindi finiranno male. Il supplizio della ruota. Seguono le storie di Sant'Ambrogio e la parete con la crocifissione. Il soffitto su cui spicca il tema degli evangelisti, facendo della cappella un vero e proprio capolavoro che continua all'esterno. Uno dei pezzi più efficaci di Masolino è l'immagine del robusto, direi masoccesco, San Cristoforo, che porta il bambino sulle spalle. A questo punto finiamo il nostro racconto andando in un luogo in cui anni e anni fa andammo proprio con Pietro e forse alcuni di voi. Siamo non lontano da noi, siamo nella zona del Varesotto. Il Cardinal Castiglione appunto compie una serie di viaggi, era stato anche in Ungheria, quindi già ben conosceva Masolino, e adesso lo invita a venire in Lombardia. È la prima volta che un artista innovativo, anche se è un artista del calibro di Masolino, che ripeto non è certo il grande Masaccio, viene chiamato nel nord Italia e nel mondo lombardo. Qui realizza la volta e le pareti del battistero di Castiglione Olona e anche la volta absidale della collegiata. Vi mostro prima quella, attraverso alcuni spunti delle vele e in particolare i particolari dei padri della Chiesa, Ambrogio, nel loro studioro con questa ricerca di prospettiva, Gerolamo. E poi andiamo un attimo al Battistero, che è il suo vero e proprio capolavoro. Qualche modo una sorta di un piccolo di Cappella Brancacci riportata nel nord. Siamo nelle terre dei Visconti, in un mondo assolutamente ancora goticheggiante, eppure in un linguaggio poco a metà strada, arriva la novità. Il soffitto con gli evangelisti, gli angeli che ancora un po' leziosi stanno intorno al trono di Dio, i particolari del racconto che appunto si snodano con la presentazione al Tempio di Giovanni e alcuni astanti che ci ricordano i volti che avevamo visto alla Cappella Brancacci. Il particolare delle prediche di Giovanni e del suo battezzare appunto nelle rive del Giordano coloro che si avvicinano alla sua dottrina. Certo, i costumi sono quelli della corte dei Visconti, però questo tentativo che era stato tanto caro a Masaccio di calare nella realtà contemporanea le immagini stesse. Il particolare che fa un po' di tramite al racconto con questo mare e questi gruppi di montagne, ancora una volta fiavesche, il battesimo del Cristo nelle acque del Giordano, dove Masaccio
dove Masolino va a recuperare il tema delle figure che si spogliano, che Masolino avrà con così grande abilità rappresentato nella Cappella Brancacci. È interessante notare come tutta la storia si snoda attraverso una sorta di interno aperto, un tema che era stato già caro a Giotto e che abbiamo visto usato anche da Masaccio, ed è proprio in queste pur semplici prospettive che Battista rimprovera Erode ed Erodiade, viene gettato in prigione e poi assistiamo alla fine alla sua decollazione. Ed è proprio con la decollazione del Battista che concludiamo, è la più famosa delle immagini di Castiglione Olona, un po' il capolavoro nel nord di Masolino. Beh, vi faccio notare che c'è un po' tutto quello che lui ha imparato. C'è la prospettiva, c'è il richiamo all'antico, nei capitelli, c'è perfino un richiamo chiarissimo alle architetture di Brunelleschi, nel recupero dello portico dell'ospedale degli innocenti. Però guardate come il racconto appare un po' frantumato. Da una parte assistiamo all'immagine del banchetto di Erode, beh, sembra un banchetto della corte viscontea, con ancora questi costumi tipici del 300, tipici appunto del mondo goticheggiante. Dall'altro l'immagine di Salomè, che dopo la sua appunto sensuale danza, ha ottenuto da Erode la testa del Battista e la sta consegnando alla madre Erodiade. E poi il nostro sguardo viene portato sullo sfondo, però ahimè quel portico così profondo, posso dire fin troppo profondo, quasi vertiginoso, appare assolutamente vuoto, fine a se stesso. Il nostro occhio giunge sul fondo e fra le montagne, assolutamente un po' fuori scala, vediamo gli apostoli, discepoli di Battista che seppelliscono il maestro, appunto, e la storia si conclude. Particolari raffinati, con alcuni spunti innovativi, ma ripeto, beh, è qualcos'altro rispetto al lavoro di Masaccio. Forse l'unico spunto che può richiamarci un po' di quel dramma che Masaccio ci ha insegnato e che Masolino, pur lavorando al suo fianco, non aveva saputo cogliere appieno, l'abbiamo nella figura della giovane che, passando, inorridisce perché si è accorta che sul piatto sta la testa mozza. Ma guardiamola meglio. Questa giovane porta i costumi ricchi di una figura di corte, i capelli tagliati alla paccia, insomma, è parente, direi piuttosto stretta, del serpente che aveva tentato Adamo ed Eva nella Cappella Brancacci, in un gioco ancora un po' troppo lezioso. Bene, se Masaccio ha saputo davvero innovare, Masolino rimane un po' metà strada. Da una parte, ci viene voglia subito di dire, non ha capito appieno la lezione, non è riuscito a portarla avanti, dall'altra, è il primo a portare nel nord Italia qualcosa di nuovo, un nuovo senso del racconto e dello spazio. Secondo, perché il messaggio passi, c'è bisogno di tutte e due. C'è bisogno di Brunelleschi, sì, ma c'è bisogno anche magari di un Michelozzo che adatta un po' le cose. C'è bisogno di Donatello, ma c'è bisogno anche di Luca della Robbia che con le sue terracotte invetriate ingentilisca i profeti di Donatello e li rende in qualche modo più eleganti e raffinati. C'è bisogno di un Masolino a fianco di Masaccio, perché gran parte della gente, di fronte al messaggio prorompentemente diverso e innovativo, rischiava di rimanere in qualche modo esterrefatta, di non comprenderlo. E quindi anche questo, posso dire, tessuto connettivo, questo graduale lavoro che fanno le figure minori, che in qualche modo ricompongono lo iato che sta fra il grande mestro innovativo e la tradizione, hanno una loro importanza. Ecco perché mi sembrava giusto dedicare il nostro racconto a Masaccio e il suo più anziano e grande amico Masolino. Grazie della pazienza. Grazie ancora a tutti. E ti do un amico da aggiungere buonanotte. Ci vediamo la prossima volta e iniziamo a parlare.